È uno sloop di 6 metri, è una barca a bulbo fisso, molto stabile, piatta, è stata studiata per i ragazzi con problemicità fisiche, ma ci siamo resi conto che è un'ottima barca anche per neofiti della vela e per ragazzini. È una barca che noi abbiamo costruito, che hanno costruito i ragazzi del centro di giustizia minorile con delle maestranze locali siciliane, e siamo onorati di essere arrivati a 5 azzurre, quindi abbiamo costituito una classe che può essere una classe nazionale che servirà per implementare le nostre attività sociali e sportive. Il progetto ha avuto una valenza molto importante perché ha coinvolto circa 300-400 ragazzi con i quali abbiamo fatto attività di vario genere, dal laboratorio, questo per la costruzione della barca a vela, al laboratorio di cucina, abbiamo creato dei cortometraggi, degli spot sociali, quindi abbiamo proposto tante attività differenti con un unico obiettivo, quello di cercare di accompagnare i ragazzi del circuito penale in un processo nuovo di costruzione di una nuova identità e di valorizzazione delle loro risorse e potenzialità. È un progetto che ha visto impegnati molti giovani del circuito penale, e all'interno di questo progetto si è realizzato un laboratorio che ha visto l'impegno di questi ragazzi ben guidati, devo dire, che hanno realizzato queste due barche. Queste due barche ci sono state donate appunto dalla cooperativa Azzurra in ordine a questo progetto, e poi noi abbiamo inteso individuare la Lega Navale come associazione nazionale importante a cui affidare queste due barche per portare avanti insieme a loro delle progettualità che prevedano in qualche modo il coinvolgimento di nostri giovani nelle attività marinare. Mi ha aiutato a capire delle cose, mi ha aiutato in generale a conoscere gente, ad entrare a fare parte della Lega Navale. È un'esperienza che forma. Sulla barca a vela c'è tanti dubbi quando inizi, non sai l'equilibrio sulla barca qual è, non sai il mare come si comporta. Dubbi ce n'è un sacco. Col tempo questi dubbi vengono annullati.